Io direi, giusto per introdurre un tema che potrebbe anche essere il tema del lunedì tardo pomeriggio, Camel. Cioè, dal primo pomeriggio al tardo pomeriggio c'è un tema abbastanza importante che Il non rinnovo di direi Dybala. in questo caso di condividere anche, di mettere dentro anche Bravo, Max in facciamo questo, un perché io oggi ho messo sondaggio. così, giusto per, ho fatto un sondaggino, sai, quelli che ogni tanto facciamo per Sì. coinvolgere le nostre persone anche durante il giorno, e ho detto: è giusto o no, secondo voi, che Dybala vada via dalla Juve, non faccia più parte della Juve? E il 74% ha detto sì. Ora, al di là della percentuale, che possiamo anche farlo qui, Max, se lo prepari con Il calma. 74% sono d'accordo che va via. Esatto, però secondo me, sai cosa è più interessante da discutere? I motivi. Allora ho fatto, sai, qualche screenshot per ragionare insieme, raga. Poi da lì si parte. Veramente così. Se ne fai un ragazzo, Mattia, e così dopo tocca già a noi. Se ne fai una questione tecnica non è giusto. Se fai una questione economica, in relazione alla sua resa e alla sua richiesta economica, è più che giusto. Per esempio uno. Un altro. Se davvero è come si dice, visti i continui infortuni, non mi trova in disaccordo. Quindi è d'accordo lui nell'offrire. Se ci vogliono il bonus legati in maggior parte alle presenze, lui dice: spero che da Juventino che si trovi un compromesso, eccetera, eccetera. Ok, quest'altro. Talento indiscutibile, Lele, ma rendimento basso per le sue pretese economiche. Non garantisce ormai una stagione continua, ma spezzettata, per cui dispiace molto, ma è giusto così. Un altro ancora. Lele, sbagliato, capisco infortuni, assenze, balle varie, ma Dybala è il giocatore che poteva legare un po' tutto, quello che quando si include sembra succede qualcosa, quando si include sembra succede qualcosa, e chi verrà mai? Ha già la guida tecnica, non prevede la fantasia. Ah, dice, ah già, la guida tecnica non prevede la fantasia, genialità, imprevedibilità, peccato. Un altro dice, sì, perché Allegri comunque la Juve in generale oscurano la sua genialità, spero che Maldini lo porta al Milan. Un altro ancora dice sì, però vorrei anche spiegare. A malincuore dico sì, perché purtroppo Paolo è 2 anni che fa a malapena un terzo delle partite. Non ci possiamo permettere di pagare un ingaggio così alto per un giocatore che manca spesso, seppur fenomenale, perché Dybala in condizione fenomenale. Conclude velocissimo Co. Preferisco che la Juve dà quell'ingaggio ad un cent nuovo centrocampista sperando che giochi con continuità. Poi dice andrei su Jorginho e dice permettendo a malincuore. Perché Paolo l'ho visto tante volte dal vivo, un tocco di palla, un tiro, una visione meravigliosa. Detto da uno che è un 10, quindi Paolo un 10. Quest'altro qui dice, sì, ma per il bene del calciatore, giusto che trovi una dimensione migliore per lui, possa esprimere al meglio il suo talento, lontana dal calcio alla carlona e ambiente pronto a criticarlo dopo ogni passaggio sbagliato. Vi leggo l'ultimo, spero venga all'Inter, Lele. Quindi diciamo così. La maggior parte, e lo vediamo anche qui dal nostro sondaggio, dice sì. D'accordo. Nelle spiegazioni ci sono diversi motivi. Ragazzi, cominciate voi, Chi sbizzarritevi. parte? Vai, Bobo, parti te. Allora, sono d'accordo nel senso che, come dicono anche i tifosi, in questi anni ha giocato poco. Quindi, secondo me, è troppo, troppo poco per un ingaggio così alto, no? Perché se lui giocasse su 3 partite, allora uno dice sì, non è un problema di ingaggio, no? Perché comunque il gioco 3 partite fa la differenza. Ha sempre problemi, no? Ha avuto tanti problemi in questi 2 anni. Quindi capisco la gente quando dicono meglio cambiare, non dare questi soldi a un giocatore importante, ma che in questi 2 anni ha giocato stra pochissimo, no? Quindi mi trovo d'accordo con loro su quel fatto là. Ok, questa è una spiegazione. Quindi Camel, solo per andare un po' oltre, solo per una questione di parametro rispetto a quanto ha giocato per te, Sì, perché cioè comunque ingaggio richiesto e non accordo 7 milioni, trovato 7 rispetto milioni a quanto ha sì. giocato. Sì. E poi il E problema è Camel. sì. Ok, tu lo dai via. E poi dai un altro numero 10 da andare a prendere. Quindi un altro numero, siccome lui va via parametro zero, ok? In teoria, se va Un via. altro forte costa, tu dici. Che costa? E deve essere un numero 10 forte. Già pronto, no? Comunque deve essere un giocatore pronto, in teoria. E comunque 5-6 milioni le deve dare a lui se arriva un numero 10 forte, penso Ma non io. andranno a prendere il numero 10, Bobo.
No. Se rimane questo allenatore, vanno a prendere una seconda punta. Non basta, 10 particolari. Allora, come non detto, via. Nick, in più ci aggiungo l'età e gli infortuni, secondo me, fanno tanto, perché la richiesta è alta, come ha detto Bobo. La richiesta, ragazzi, poi parlo di quant'è più o meno, mi dite? Anto, io lì non credo quello che viene fuori, cioè nel senso, non che non credo, perché non sono sicuro dove sia il disaccordo, se c'è economico, diciamo la differenza, onestamente non... Per questo non mi espongo sulla cifra, esatto. Andiamo più sul ragionamento di quello che possiamo avere noi come idea, Nick. Sì, alla fine secondo me sono queste un po' le motivazioni che do io, anche comunque i continui problemi fisici non è una garanzia di continuità di partite, anche se a me il giocatore piace da impazzire, cioè io se sono, Antonio non sarà d'accordo, ma se sono il Paris Saint Germain, se va via Messi, se sono il Barcellona, io Dybala lo prendo, perché lo reputo che se sta bene, che se ha continuità è un giocatore che se si esalta e si sente importante, è un giocatore che può stare secondo me anche in quelle squadre, no? Ma in molti non sarete d'accordo, e quindi io come investimento in una squadra importante lo farei, ma alla Juve in queste condizioni, in questo momento, con quello che è successo, lo lascerei andare via. Lo lasceresti, quindi tu dici la Juve lo rinnoverebbe anche, ma non alle sue condizioni, alle sue richieste, certo. Ma quindi la Juve secondo te lo rinnoverebbe, cioè... Secondo me no. Vedi, perché è diverso la lettura, perché il parametro economico secondo me è diverso da quello che pensa Antonio a livello tecnico. Per te Nick rimane un parametro economico? Secondo me sì, se la richiesta era congrua a quello che la Juve, la dirigenza della Juve voleva dargli, comunque Dybala è un giocatore che piace all'ambiente, se sta bene, cioè quando ha fatto bene è amato dal pubblico juventino. Cioè ieri Dybala, una partita ovviamente gestita bene, poteva fare anche più gol, ieri Dybala poi poteva farlo prima, dopo, certo. Poi è uscito dopo un'ora, comunque è uscito con una standing ovation tre giorni dopo un'eliminazione cocente, lui è uscito proprio con una standing ovation, su quello che dicevi te Nick, l'affetto, certo, della gente. Anto, vai te. Ah, vado io, ok. Allora Lele, a me importa poco degli infortuni, di soldi, non mi piace parlare, non me ne frega niente di niente, perché uno sei forte. Lele, ti ricordi, perché oggi quando ho letto sta roba qua, dico stasera Lele glielo dirò, infatti mi hai anticipato te, ti ricordi quando io e te abbiamo avuto una discussione su Dybala? Confronto, sì. Un confronto, una discussione, chiamiamolo come vuoi, sì. Ovviamente tra amici, che uno la pensa in un modo e noi là. Poi tu mi hai fatto capire delle robe e io in parte sono venuto dietro a te. Quando io ho sempre detto, questa è la mia idea, partendo dal presupposto che la Juve se non lo rinnova fa bene. Perché quando io ho detto tempo fa, già un paio d'anni fa, che se la Juve punta su Dybala non deve neanche iniziare, perché un giocatore come Dybala non può avere quella responsabilità perché non è all'altezza. Questo è quello che penso, perché per me non è un campione, non fuori classe, l'ho sempre pensato. Poi io pensavo che fosse un giocatore normale, tu mi hai fatto capire determinate situazioni e io sono d'accordo con te. È un giocatore al di sopra del normale, è un giocatore che ha degli sprazzi, che ha delle qualità, eccetera. Lele, questo mi dà conferma, ma non perché voglio avere la conferma di qualcosa o di qualcuno. Per me la Juve ha dato molto di più di quello che lui ha dato alla Juve a livello giocatore Juve, qualità. La qualità del giocatore ha dato meno alla Juve che la Juve ha dato molto di più a lui. Significa gli hanno dato anche molti più soldi di quello che lui realmente vale, per quanto mi riguarda, perché non è mai stato decisivo nelle partite importanti. Coppa dei Campioni parliamo, ragazzi, parliamo di Coppa dei Campioni, perché io mi ricordo Morata decisivo, Tevez decisivo, Higuain decisivo. Lui è escluso una partita a girone con il Manchester United che ha fatto gol su un errore di un difensore, che ha fatto gol 1-0, e quei due gol col Barcellona. E anche, Anto, per onor del vero, la partita che vincono col Tottenham, in casa del Tottenham. Indipendentemente, Lele, saranno 3-4 partite. Passaggio di Higuain, no? Passaggio di Higuain. E anche gol. Sì, sì, sì. Cioè, passaggio di Higuain. No, ma solo per completare questa... Era una rilievo. Dimenticanza. Ok, perfetto. Solo un rilievo. Ok. No, perché quella è fase a gironi dove la Juve ha rischiato di andare fuori seriamente. Esatto. Ha fatto 2-2 l'andata, ti ricordi? Significa che, secondo me, la Juve ha dato molto di più
a livello economico a Dybala di quello che ha dato, perché poi ripeto, gli infortuni, non me ne frega niente a me degli infortuni, uno può avere 30 infortuni, non è che lui vuole infortunarsi, il problema è proprio la qualità delle partite di livello assoluto che lui ha fatto. Secondo me tutti i soldi che ha dato la Juve, lui deve dire quanto mi volete dare, 10 euro? Accetto a 8, e deve dire viva Gesù, firmi ancora 5 anni alla Juve che è la miglior squadra in Italia, ti fa star bene, la gente ti vuole bene, significa che lui molto probabilmente avrà l'Inter, è probabile, parlo in Italia, l'unica può essere l'Inter, che Marotta fa il gioco delle 3K, la sceneggiata, eccetera, lo porta all'Inter, apro e chiudo parentesi, mi tengo tutta la vita Sanchez, che prendo Dybala, già mi porto avanti con Anto, Anto, qui c'è scritto dalla Gazzetta, Dybala non è più al centro del progetto Juventus, mai discusso le sue qualità, ma abbiamo fatto altre scelte. Maurizio arriva bene. Arriva bene. L'unica volta che se l'ha detto lui, però io sono d'accordo. Sì, sono d'accordo. Te la leggo tutta. Okay. Te la leggo tutta, Anto. Okay. Entro in mezzo poi completi il tuo ragionamento. Sì, 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 vai. Che quindi è sulla lettura e tecnica. Tecnica io dico. No, lui dice. Ah, scusami. Quindi con l'arrivo di Vlahovic è cambiato l'aspetto tecnico. La squadra, il progetto. Parte di quei cambiamenti riguardano il contratto di Dybala che oggi non è stato rinnovato. L'incontro di oggi è stato amichevole, molto chiaro, rispettoso. Da parte della Juve non sarebbe stato facile fare un'offerta al ribasso e sarebbe stato poco rispettoso nei confronti di Paolo. Ha passato 7 anni con noi, nei suoi confronti c'è rispetto. La decisione è stata presa, ci abbiamo pensato molto, però voglio sottolineare una cosa. La dirigenza della Juventus non prende decisioni contro la Juventus, ma per la Juventus. Ha chiuso così. Quindi l'aspetto non è economico. Nick, Kammel, Anto, è tecnico. Cioè sì, ma infatti io cosa ho detto? Non me ne frega niente degli infortuni, non me ne frega niente dei soldi. Quello che guarda. Io però penso che Andragnelli in questo momento qua, perché decide Andragnelli, ha fatto molto, molto, molto bene. Perché quando c'è da andare dritto, ad attaccare, io sono il primo ad attaccare. Però in questo caso qua Andragnelli ha fatto molto bene, che ha dato molto più la Juve a lui che lui alla Juve, a livello qualitativo, da giocatore. Perché in questi 7 anni, allora, ha giocato con Higuain, si puntava su Dybala e ha fatto acqua. Adesso si punta su Vlahovic e fa acqua. Cristiano Ronaldo, non ne parliamo proprio, l'ha offuscato. Ogni volta che arriva qualcuno al di sopra di lui, invece di evolversi, di migliorare con la personalità, di essere d'aiuto, un valore aggiunto in più, ogni volta si caga nelle braghe. Io l'ho sempre pensato e sempre detto, col tuo aiuto ho imparato a dire non è 0, non è 100, è 50. È un giocatore buono per il campionato italiano, però non mi ha mai convinto e continuo ad avere questa idea qua. Quando iniziano a dire paragono con Messi, paragono con quel, con quell'altro, non è mai stato un campione, mai un fuoriclasse, è un giocatore buono, forte per l'Italia, però secondo me in questo caso qua io sono d'accordo al 100% con la Juve e ha fatto più bene la Juve a lui che lui alla Juve. Doveva dire alla Juve: Juve, grazie che mi hai preso dal Palermo, mi hai fatto stare 7 anni regalandomi tantissimissimi soldi per quello che è il mio valore, quant'è? 10 euro, perfetto, firma 8. E questo era il ringraziamento di lui che ha la Juve. Invece così poi nel calcio non esiste, sicuramente avrà un accordo con altre squadre, che sia all'estero, che sia in Italia, non lo so, però in questo caso qua sono d'accordo al 110% con Andragnelli che lo fa andare via. Lele, io non sono d'accordo, continuo a dire che l'aspetto economico fa tanto, uno poi sa, può dire quello che vuole, quello che ha scritto assolutamente lì, perché ci non ci metti 5 mesi, 7 mesi, quant'è, per dire quelle frasi con cui sono uscito, sono frasi di circostanza. 31.000 abbiamo, scusate, e andiamo. Grandi, okay. Raga, grandi. Grazie. Carica, perché alla fine non ci metti 6 mesi a dire quello che ha detto la dirigenza della Juve. L'avevo detto già 4 mesi fa, Nick. No, tu quanto, eh? Il tuo pensiero è stato sempre così. Ma il mio pensiero, invece... L'avevano fatto immaginare già, Nick. Dai. Sì, no, ma però quello che voglio dire è che Antonio, la sua opinione su Dybala, al di là dei rilievi, ok, e del cercare poi di collocarlo per essere un po' più preciso nella descrizione, però questa opinione
proprio onor di coerenza l'ha sempre avuta. Vai, vai, Nick. Ma è quello che secondo me pensa, cioè alla fine è quello che ha pensato la Juve, che a livello di futuro, tecnicamente Dybala non può dare più quello che si sta facendo per una Juve futura, l'aspetto tecnico. E secondo me l'aspetto è come se Dybala la pretesa era meno, la Juve ci pensava. Poi ha detto quello che ha detto, io sono convinto che la richiesta loro non era folle per loro e non ci hanno pensato neanche, se ne sono usciti con sta roba. Però la Juve, Nick, e poi lascio la parola a lei, parliamoci chiaro, la Juve, parliamo della 8-10 squadre più forti al mondo, più famose al mondo, più importanti al mondo, ragazzi, giusto? Sì. Dal momento che è così, se io Juve a un giocatore, come si può pensare che gli altri o i giornali o qualche altro può far passare un fenomeno, un campione, eccetera, non fa uno sforzo a 29 anni, significa che anche la Juve si è messa l'anima in pace di quello che io penso da una vita, che è un giocatore buono, forte per l'Italia, però non è un campione dove mi può riportare le sorti. Adesso hanno puntato su sto ragazzo qua, che è arrivato, e sta facendo, tra virgolette, in 2 mesi ha fatto molto meglio in partite decisive di quello che lui ha fatto in 7 anni. Questo è cattivo, è avvelenato. Stanno puntando su un ragazzo di 20 anni, ma non uno su 35-36. Lui ha 29 anni. E se la Juve, che è una squadra top e non ha problemi di fare un ingaggio importante o meno, non rientra più nei pioni della Juve, significa che quello che io ho sempre pensato, stasera ho la conferma di quello che ho sempre detto e pensato. Allora, volevo un attimino dirla mia, legato anche un po' a un piccolo riepilogo, non per annoiare, ma per andare a puntualizzare. Allora, Dybala è vero che anche l'altra stagione ha fatto meno presenze per infortuni, sono 26 totali, quest'anno sono 29, ok? Però vado a riepilogare le presenze di Dybala nei suoi anni alla Juve, i primi 5, dove ha vinto però 5 scudetti. Cioè, quindi la Juve è sempre stata la squadra più forte, li ha vinti con merito, ma Dybala è stato artefice, non è che è stato comprimario dei 5 campionati consecutivi che lui ha vinto con la Juve, dei 9 che la Juve ha vinto consecutivi. 46 nel 15-16, appena arrivato a Palermo, presenze. 48 l'anno dopo, 46 l'anno dopo, 42 l'anno dopo, 46 l'anno dopo. Sempre per completezza di analisi, Anto, Dybala con Ronaldo è stato il miglior calciatore della Serie A. Cioè, dopo è chiaro che Ronaldo alla scena, sarebbe come dire, anche Messi se va al Paris Saint-Germain, come quando era al Barcellona, Neymar e Suarez li lasciano la scena. Cioè, ci mancherebbe che non gioca per lui, però quell'anno lì lui è stato comunque nominato, quindi vuol dire che il rendimento è stato alto. Cioè, è stato fuori discussione. 32.000. Grazie. Che rendimento guarda Milan o Milan e cose, lui frega il caso quello che noi stiamo dicendo, lui guarda i follower. Sì. 32.000 potrebbe essere euro e poi dopo diventa 322.000 e poi arriviamo a un billion. Quindi così. No, Lele, scusami e poi ti lascio la parola. A me importa poco se è stato decisivo, se ha fatto 20 gol, se ha fatto 30 gol. Io vado a vedere un giocatore se mi esalta, se mi è decisivo. Sì, Anto, adesso tu lo adesso vai a te, chiaro. No, tu adesso dici se mi esalta, quindi se ti esalta te, e lì siamo d'accordo. Vabbè, i numeri ci sono. No, Anto, io volevo riepilogare perché prima è stato giustamente nell'analisi, sai che mi piace partire anche da lì. Chiaro. Cioè, non è che non è stato oscurato, non ha fatto niente, ha dato il suo contributo Dybala. Poi ripeto, ne puoi fare a meno. Sì, tanto cioè la Juve può far meno anche di Ronaldo, lo ha fatto partire, no? Quindi tutti, come hai detto te, una squadra così di livello mondiale assoluto può variare il suo modo di attaccare, e secondo me è il vero motivo. Però l'unica, prima di dire il motivo, quindi tecnico, dentro a un non accordo economico o un'interruzione di un ragionamento economico, devo dire una cosa, ragazzi, che è questa. Tanto non è che la Juve tecnicamente ci abbia così preso negli ultimi anni, Mi risulta che era stato fatto un percorso con Sarri, interrotto prima di nascere. Era stata fatta una scelta con Pirlo, sconfessata dopodomani. Si è tornati indietro in un'altra scelta tecnica e quindi quest'anno sono state pagate le conseguenze. Quindi essere i più forti
diciamo così, la squadra italiana che più ha possibilità di andare nel G8. La forza a livello di qualità della rosa, titoli, investimenti, stadio di proprietà, marchio, brand per posizionarsi in alto non sempre è stata direttamente proporzionale alle idee tecniche, perché questo è quello che abbiamo visto. Poi, per quanto viene detto a livello di comunicazione, mi risulta che l'anno scorso, dopo Fiorentina-Juventus, anzi prima di Fiorentina-Juventus, era stata dichiarata questo: se Pirlo arriva quarto, sicuramente verrà confermato. Pirlo è arrivato quarto, esonerato. Quindi tra comunicazione, scelte tecniche, strategie societarie, non è che è stata sempre, anzi mi sembra siano stati fatti diversi errori di valutazione. Poi chi lavora sbaglia, ok, però non è per forza un riferimento. L'Atalanta lo è, l'Atalanta che va a tesserare Mustafa Sissé due mesi dopo averlo preso dalla seconda categoria leccese, tre presenze e tre gol, ascoltate, con la primavera, tre presenze e tre gol. Gasperini, la guida tecnica, toglie Muriel, l'unico attaccante, e gli vince la partita al ragazzo. L'Atalanta lo è come gestione, idee, rapporto società, gestione tecnica. Quindi non è il riferimento, questo ci ha detto il campo. Secondo me il campo è la storia. Nella variazione che penso che la Juve voglia fare a livello d'attacco, che credo che potrebbe essere Vlahovic, Chiesa e Zaniolo, a questo punto tenere Dybala potrebbe essere un problema. Siccome la valutazione è lì. Quindi, Galera, non ho capito, scusami. Che se tu vai a prendere Zaniolo? Se tu vuoi andare a prendere Zaniolo, ok? E tieni Dybala, a questo punto può diventare un problema, perché Dybala, se lo rinnovi ora, non lo rinnovi da comprimario. Ci siamo? Non ho capito, Lera. Allora andiamo nello specifico con questo allenatore. Se la Juventus cambia l'attacco, se perde Dybala, perde uno che per 7 anni ha guidato l'attacco. Quindi tu dici, se non ho Dybala, cambio il modo d'attaccare, gioco con tre attaccanti, non con un trequartista o un finto esterno. Vado a giocare con un esterno da una parte, un esterno o finto esterno dall'altra. Allora, sai cosa mi fa capire? Vado di intuito, Che cambia. Che cambia anche allenatore. Quello che ho sempre detto, ragazzi, allenatore. Però facciamo un passo alla volta, se no ragazzi non ci stiamo. Stiamo parlando di Dybala. E si riesce a ragionare. Va bene, anche così. Se però tu sei pronto a prendere un sostituto di Dybala, Dybala non può stare con uno che in teoria viene preso per sostituirlo. Quindi nel momento che vai a trattare favorisci l'uscita. Poi c'è il discorso tecnico che è primario, che accompagnato al discorso economico fa scopa. Ci siamo? Quindi, Zaniolo è scadenza, Lele? Chi? Zaniolo è scadenza? Zaniolo, penso, non so se c'è un discorso simile a Vlahovic che non rinnova e quindi poi dopo vanno su un accordo, potrebbe essere avanti l'accordo. Siamo lì, capito? Quindi hai capito quello che ti voglio dire? Quindi non rinnovano Dybala. Dybala dicono tecnicamente ci ha dato, ma non andiamo noi prigionieri di un nuovo percorso se tecnicamente cambiamo il modo di attaccare, perché sennò Dybala dopo rimane un problema. E cosa facciamo? Lo risolviamo creandoci un problema. Certo. Quindi secondo me il valore del calciatore, poi dico la mia sul calciatore, non è che cambia o è sottovalutato o non è stimato o non ha fatto. Cioè, non so se Dybala andrà a giocare nella squadra più importante del mondo o in una squadra forte ma non la più importante del mondo, perché è un'opportunità economica, come penso che probabilmente sarà. Però è il cambio anche che probabilmente la Juventus farà. Perché la Juventus, io vedo questo, raga. Io vedo che il trequartista nella Juventus, che è Paolo Dybala, o il sottopunta, quando lo fanno giocare, ed è stato così spesso in questi anni, è una voglia di metterlo perché lo reputano bravo, ma allo stesso tempo è forte, siamo prigionieri, ma ne faremmo meno. Io l'ho visto più volte questo tipo di atteggiamento in questi anni. Tanto è vero che Dybala non è sempre stato titolare. Dybala, ha ragione Antonio, spesso è andato in discussione in questi anni. Non è che costruiva la squadra su Dybala e gli altri, non è mai stato così. Anzi, spesso non è stato così. Allora io dico che arrivati alla fine di un percorso, secondo me la Juve
ne fa meno, perché cambiando il modo di attaccare con un giocatore, secondo me, che proverà a prendere, secondo me varierà e ne deve fare a meno per forza. Perché se lo tieni Dybala e lo rinnovi a 29 anni, gli dai la fascia di capitano fissa e gli costruisci la squadra intorno. Io credo che la Juve non voglia far così. Sì. Tutto significa qui. Che non è quello che la Juve pensa di, che lui sia. Oh, che cambia il modo, il percorso è andato in un certo, è arrivato. Però poi io divento matto, però. In quel percorso, Anto, la Juve con Dybala, sempre per riepilogare, ripeto, certo. La Juventus ha vinto 5 Coppe dei Campioni, scusami, 5 Champions League, che cazzo campionati, 5 scudetti, campionati. Ha fatto una finale di Coppa dei Campioni con Dybala titolare. Quindi non è che si può dire insoddisfatto dal mio punto di vista, perché la Juventus deve provare a rivincere i campionati e arrivare davanti in Champions League. E negli ultimi 4 anni non è che ce l'ha fatta, anzi ci è molto lontana. Quindi scegli un'altra strada. Però Lele, la domanda che mi viene adesso spontanea è... Perché poi io mi... Se tu lo dici perché un qualcosa hai sentito o hai o immagini o qualcosa di... Ma io penso che la Juve provi a prenderlo. Zaniolo. Sì. Perfetto. Sì. Allora io dico, santo Dio... E adesso mi devo incazzare. No, Bobo, perché mi devo incazzare. Mi piace quando sei incazzato. Incazzati. Sì, allora c'hai a disposizione un ragazzo di 20 anni, lo prendi e lo butti nella merda come Kulusevski. È lo stesso identico ruolo. Che può giocare a destra, mancino che viene dentro. E lo cacci via? No, ma Anto... E poi a prendere Zaniolo, lo spendi altri soldi. Ma questa è la tua valutazione, e non è la loro. Perché sennò rimaneva. Sennò lo tenevano. E per questo dico, comunque quando fai una scelta, tanto non è che chi la fa, voglio dire, è Gesù e chi la pensa diversamente va a rogo. Siamo dentro delle valutazioni tecniche, tutti quanti. Io sono d'accordo con te, chiaro. Ma noi ne abbiamo parlato spesso. Noi stimiamo Kulusevski, oltretutto è anche lui un ragazzo giovane. 20 anni. Quindi anch'io l'avrei aspettato un po' di più. Allora, se la Juve va a vedere tutto nello specifico, tu vai a prendere un giocatore dove... Innanzitutto non è un titolare a Roma, fisso. Viene da due infortuni gravi al ginocchio. Anche lui, metà campionato, lo salta sempre, fa 4 partite decenti e fa grande fatica. E non è, ripeto, titolare a Roma. No, non stiamo parlando... Gioca sempre. No, ieri, per esempio, non ha giocato. Ieri non ha giocato minimo. Però gioca ancora. Sempre. Ieri è stata la miglior partita della Roma. Esatto, poi ne parleremo. Nick, il problema è un altro. Zaniolo tutte le partite quest'anno ha fatto 2 gol o 3 gol. Allora la differenza non la fa mai. Anche alla Spezia non ha giocato, è entrato dopo. Ieri non ha giocato. Se un giocatore, abbiamo fatto l'esempio di Dybala, però almeno Dybala, a differenza di Zaniolo, in questi 7, 8, 9 anni qualcosa in più l'ha fatto. Allora io dico, tu vai a buttare a dire a Dybala un bel servito, perfetto, vai a prendere Zaniolo che ha 1000 problemi sempre. Non è un campione, non è un giocatore di grande qualità. In più, hai l'altro punto interrogativo dall'altra parte, che rientra a Chiesa col punto interrogativo del ginocchio. Tu vai a prendere Vlahovic, che è una certezza avanti, con 2 esterni giovani che hanno 1000 problemi. Uno che l'ha avuto, 2 ginocchia, e uno che rientra dall'infortunio. Non sto capendo, come dice Lele, la Juve non è che ha sempre indovinato quello che ha fatto, perché Bentancur e Kulusevski l'hai cacciati via dai coglioni. E adesso dove ti serve? In mezzo al campo qualcosa, e vai a prendere chi, Zaniolo eventualmente, che ha lo stesso identico ruolo di Kulusevski, dove Kulusevski ha più qualità, più corsa, più forza fisica. Zaniolo non ho capito. Certo, non fa una piega, però quello che dice lei, se uno crede in qualcosa lo fa e vedremo, poi magari sbaglieranno di nuovo.